Io sono Walter Martinelli, Comune di Modena, della palestra digitale Make It Modena, e vi do il benvenuto in questo incontro che è organizzato dall'Ufficio per le sicurezze e la legalità del Comune di Modena e che ha questo titolo un po' fatto per attirare l'attenzione. Ti denuncio se e come procedere per vie legali, cioè il tema è proprio quello, è molto tecnico anche, infatti. E saranno presenti il commissario Susanna Beltrami della Polizia Locale e il dottor Franco Busi che ci condurranno in questo percorso. E volevo ricordarvi solo alcune cose. Ho visto, come dicevo prima, che siete tutti bravissimi ed esperti perché avete tutti il microfono spento. Serve perché altrimenti si può innestare un'eco fastidiosa. Per le domande, come dicevo prima, utilizziamo la chat, per cui le potete scrivere direttamente in chat e verranno poste agli esperti. Vi annuncio anche che alla fine dell'incontro manderò un piccolo questionario di gradimento dell'incontro. Vi chiedo di perdere il minuto, non ci vuole di più, il minuto a compilarlo perché per noi è molto utile capire dall'orario fino ai temi che possono essere interessanti, proprio per organizzare altri incontri. Questo incontro fa parte di una serie di attività che sono corsi per gli operatori, corsi aperti a tutti, webinar e altre iniziative come questa di questa mattina che arriveranno addirittura fino alla fine dell'anno. Quindi se le indicazioni vostre sui temi interessanti da trattare sono per noi importantissime. Il prossimo di qui all'interno di questo progetto sulla sicurezza digitale sarà il 15 febbraio sul commercio elettronico e il 27 febbraio sulla sicurezza internet. Poi ce ne sarà uno anche sull'home banking il 6 marzo. Quindi se vi interessa ci sono dal sito per esempio dell'Ufficio per la sicurezza o dal sito di Make It Modena trovate le indicazioni per compilare il solito form di iscrizione e quindi poter accedere. Ho visto che è già arrivata la dottoressa Beltrami, io quindi, come si dice sempre, mi silenzio e mi nascondo anche e lascio la parola alla dottoressa Beltrami, che ringrazio già adesso. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di essere presenti in questo sabato mattina che nell'ambito del percorso informativo di cui parlava Walter Martinelli, la cui collaborazione è sempre preziosa, barra è nostro referente per questo progetto, si inserisce in un percorso più ampio che ricordava e che è legato alla diffusione più ampia possibile, quindi anche attraverso la rete dei nostri coordinatori del controllo del vicinato, che come sempre ci danno una mano a far conoscere le normative. Scusatemi. A far conoscere le normative e a diffondere le buone prassi, un'azione appunto di informativa e di comunicazione di quelli che possono essere i percorsi di natura penale. Abbiamo raccolto infatti una serie di richieste nel tempo che ci hanno condotto a portare a questo momento di informazione su cosa vuol dire, quando sia opportune, cosa vuol dire presentare una denuncia o comunque rivolgersi a una forza di polizia per segnalare un illecito. Abbiamo coinvolto il nostro ufficio di polizia giudiziaria ed in particolare che è composto dagli ispettori Enrico Guerra e Filippo Bondicini, in particolare quest'ultimo ha predisposto le slide che adesso proietteremo. Ve le illustrerà direttamente. La prima parte ha più un taglio normativo proprio per dare alcune definizioni. Sono parole e concetti, istituti di cui sentiamo parlare molto spesso e che abbiamo ritenuto utile andare a puntualizzare. E poi invece ci sono proprio modalità specifiche su cosa è utile raccogliere per presentare una denuncia e cosa è utile avere con sé per presentare una denuncia e quali sono le conseguenze. Speriamo sia utile sia nell'ambito del progetto di prevenzione delle truffe e di sostegno alla popolazione che può trovarsi in questo periodo soprattutto di isolamento forzato, esposta a truffe
Non ultimo, ieri sera mi segnalavano appunto della presenza di una persona che si fingeva venditore o comunque, scusate, interveniva su probabili fughe di gas e cercava quindi di introdursi in un contesto residenziale. Anche in quel caso la persona ha prontamente coinvolto i vicini di casa e questa persona si è data la fuga. Parte per noi la necessità di rintracciarla. Ha funzionato quella rete che tutti insieme stiamo cercando di costruire da tanto tempo. Passo la parola all'ispettore Bonvicini. Se ritenete di alzare le mani durante la presentazione, possiamo fermarci in ogni momento per dare le spiegazioni e le informazioni, altrimenti, come ricordava il collega Martinelli, a seguire. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Eccoci. Buongiorno a tutti, mi presento, sono l'ispettore Bonvicini dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria. Faccio una breve introduzione rispetto a quello che facciamo, nel senso che l'Ufficio di Polizia Giudiziaria si occupa dell'ambito penale, no? Per la parte della polizia locale, e ci occupiamo quindi della ricezione delle denunce, delle querele, delle attività di indagine successiva e anche dell'identificazione degli autori del reato, perché come Polizia Carabinieri noi abbiamo un ufficio di fotosegnalamento per effettuare poi questo tipo di attività relativa all'identificazione degli autori di reato. E svolgo questa attività insieme all'ispettore Pico Guerra, qui fianco a me, che dopo vedrete. E quindi noi facciamo tutta questa parte di attività, ad eccezione di alcune materie specifiche, come l'infortunistica, il commercio e l'edilizia, che fanno riferimento dei nuclei specializzati. E quindi per quanto riguarda le ricezioni delle denunce e querele è probabile comunque che avrete a che fare con noi, ecco. E, detto questo, io vi farei vedere le slide che adesso proviamo a vedere se riusciamo a mettere. Sì, nel frattempo, mentre procediamo a questo invio, volevo anche dirvi, abbiamo raccolto già tramite l'ispettore Busi, che è qua con me e che saluta i suoi referenti del controllo di vicinato, anche le richieste di estendere momenti di formazione di questo tipo anche non solo ai coordinatori ma ad altri partecipanti. Una delle cose che potete segnalare nell'ambito del questionario che il collega Martinelli vi girerà è proprio se ritenete questa modalità di presentazione quando parte e il contenuto di essa adeguato a essere trasmesso anche in incontri più o meno ampi per gruppi anche di zona eccetera, anche ad altre persone oltre a tutti voi, adesso parlo a tutti i presenti, che rappresentate comunque dei riferimenti già istituzionali o comunque già nell'ambito di un percorso strutturato, perché ovviamente se vogliamo andare in una direzione di diffusione ampia delle informazioni è opportuno per noi avere il vostro parere, perché non vorremmo poi coinvolgere in maniera insomma esagerata persone che magari possono essere raggiunte da voi direttamente con altre modalità. Possiamo procedere con la prima slide. Adesso introduciamo come base di partenza che cos'è un reato, no? Molto genericamente possiamo dire che è reato tutto quello, ogni azione o omissione è contenuta all'interno del codice penale. È volutamente generica questa definizione, perché? Perché praticamente i reati possono cambiare nel corso del tempo, no? Abbiamo reati magari nuovi che prima non esistevano, come ad esempio i reati informatici, per ovvie ragioni. Abbiamo reati che magari il legislatore decide di depenalizzare perché magari reati minori, quali ad esempio l'ingiuria o il danneggiamento semplice in area privata, e quindi reati che cessano di essere reati diventano collegati al diritto civile, e magari reati invece in cui il legislatore decide o comunque valuta in base a determinate situazioni che la pena deve essere aumentata o ci deve essere una particolare attenzione. E quindi, ad esempio, come il codice rosso, addirittura il legislatore ha cambiato anche la procedura, no, per attività di polizia giudiziaria quando si ha un riscontro di questi reati. Quindi, genericamente, appunto, abbiamo detto che ogni azione o omissione è vietata dal codice penale. Per azione, naturalmente, si indica una condotta attiva, no? Un fare un qualcosa che è vietato dalla norma penale, che può essere, ad esempio, non so, una lesione personale, un furto, quindi tutta quella condotta che la legge vieta fanno parte di queste azioni, e diciamo è la stragrande maggioranza del codice penale.
perché abbiamo anche invece delle omissioni, e sono casistiche più ridotte, e anche questa è quella particolare azione che non viene eseguita, che invece il codice penale prevede di dover eseguire. Il caso che tutti abbiamo in mente è l'omissione di soccorso, no? Tra l'altro è anche rigidamente comunque sanzionata questo tipo di condotta. Possiamo passare alle altre diapositive. Adesso abbiamo detto l'azione e omissione, che differenza c'è? Sempre nella definizione di reato, praticamente a queste attività consegue, no, una pena, cioè una sanzione irrogata dall'autorità giudiziaria. E la sanzione possiamo definirla genericamente come una sanzione che può essere di tipo pecuniario o invece di tipo detentivo. E la pena detentiva può essere anche tramutata in pecuniaria, cioè nel senso che abbiamo alcuni tipi di reati che devono avere determinate caratteristiche relativamente alla pena, che possono essere sanzionati mediante anche decreto penale. Il decreto penale di fatto è una sanzione di tipo pecuniario, no? Di solito stiamo parlando però di cifre piuttosto elevate, e mi viene in mente uno dei casi tipici in cui viene fatta questo tipo di sanzione è la guida in stato di ebbrezza o la guida sotto sostanze stupefacenti. In questo caso molto spesso viene emanata questo tipo di sanzione. Poi nella diapositiva vedete che poi ci sono diversi nomi, no? Quindi per i delitti diciamo sono i reati diciamo più gravi, e le sanzioni sono l'ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravenzioni l'arresto e la mente. Di fatto però è quello in grandi in soldoni quello che vi ho detto, no? Abbiamo delle sanzioni di tipo pecuniario e altre di tipo detentivo. Cosa invece cosa si definisce, no, per l'autorità giudiziaria? L'autorità giudiziaria sono tutto quel complesso degli organi che esercitano un'attività ordinaria, quindi abbiamo degli organi deputati, diciamo, a eseguire le indagini, a sostenere l'accusa, e quindi la procura, di fatto, quindi il PM e la procura, e la parte invece giudicante, e abbiamo il tribunale e anche di recente istituzione il giudice di pace per certi tipi di reati. In particolare il giudice di pace deve svolgere la sua funzione con i reati che vi ho descritto nella slide, quindi sono reati diciamo di minore gravità rispetto a quelli che vanno giudicati dal tribunale. Quindi abbiamo le percosse, le lesioni personali sotto diciamo i 20 giorni di prognosi e tutta questa serie di reati, e può giudicare solo per questi tipi di reati. Non cambia a livello diciamo processuale, non cambia nulla, nel senso che come per il tribunale in caso di giudizio del giudice di pace bisogna presentarsi, comunque si andrà con un avvocato, quindi di fatto non cambia molto per quanto riguarda diciamo, gli imputati, le persone offese. Passiamo alla slide successiva. I reati, abbiamo detto questa macro area, no, dei reati, poi possono essere suddivisi in base a se sono a querela o d'ufficio. Praticamente i reati a querela sono quei reati in cui il legislatore ha previsto che per attivare l'azione penale sia necessario la volontà della persona offesa, che praticamente esercita formalizzando la querela. Quindi in realtà là dove c'è un reato perseguibile a querela, il reato esiste e c'è. Però per iniziare l'azione penale è necessario questo tipo di formalizzazione tramite la querela o l'autorità giudiziaria o alla sezione di TG, alla polizia giudiziaria. Questo cosa vuol dire? Che facciamo un caso pratico per capirci: se due persone, ad esempio, passano alle vie di fatto, quindi vi è un'aggressione e la prognosi è sotto i 20 giorni, e il reato c'è, è esistito, l'aggressione c'è, magari l'attività di polizia giudiziaria è stata anche fatta perché le forze di polizia intervengono sul posto, quindi abbiamo tutta una serie di atti che possono essere utilizzati nel procedimento penale. Ma se non vi è la querela, tutto rimane depositato agli atti e non inizia l'azione penale. Ok? Caso diverso invece sono i reati d'ufficio, sono i reati più gravi, sono i reati in cui il legislatore ha deciso che vengono perseguiti indipendentemente dalla volontà della persona offesa, e quindi ogni volta che il giudice o la PG viene a conoscenza di questi reati, l'azione penale automaticamente inizia.
Sempre con l'esempio che ho fatto prima, se la prognosi deve essere superiore ai 20 giorni, automaticamente l'azione penale inizia. E c'è questo tipo di, diciamo, di questi due macro aree sono molto importanti perché ne conseguono cose molto differenti, ovvero i reati procedibili a querela possono essere attivati, l'azione penale può essere attivata solo dalla persona offesa e deve essere eseguita la querela entro 3 mesi da quando si è venuta a conoscenza del fatto. Possiamo passare alla slide successiva. Ok, quindi 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Perché? Vi faccio un esempio pratico anche questo. Mettiamo che io sono l'inquilino e abito in una casa, vado in ferie 4 mesi, non pago l'affitto, il mio proprietario di casa, vedendo che io non pago l'affitto, passati 2 mesi viene e mi cambia la serratura di casa, in modo illecito naturalmente. E, quando io torno dopo 4 mesi, magari lui me l'ha cambiato appunto 3 mesi fa, no? Quindi in teoria, se guardiamo da 3 mesi dal fatto che costituisce reato, non ci sono le tempistiche. Invece in questo caso io ne sono venuto a conoscenza oggi, quindi da oggi partono i 3 mesi. Ok? Quindi io da quando ho notizia del fatto che costituisce reato e sono la persona offesa posso presentare la querela. Ok? Per quanto riguarda invece i reati perseguibili d'ufficio, non ci sono limiti di tempo. Ed è sufficiente una denuncia presentata da chiunque. Per denuncia si intende proprio portare a conoscenza della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria. Quindi, ad esempio, una persona che rende sommarie informazioni sul reato perseguibile d'ufficio, quello già attiva l'azione penale per le successive indagini. Sono stato chiaro? Avete capito? Ok. Facciamo una differenza adesso, proprio in termini molto pratici, i reati perseguibili d'ufficio più comuni, cosa sono, che abbiamo riscontrato nel nostro ufficio? I furti aggravati, no? Le lesioni volontarie, le lesioni colpose. Le lesioni colpose intendiamo, ad esempio, i sinistri stradali, no? In cui non c'è una volontà di fare male a una persona, ma per imprudenza, imperizia e quant'altro, vi è comunque una prognosi superiore ai 40 giorni della persona offesa. Violenza privata, cioè tutto quello che comunque va a minare, no? La mia capacità di autodefinirmi, la mia libertà. No? E le minacce aggravate, che per minacce aggravate dobbiamo fare una piccola parentesi. E per minacce aggravate non si intende la persona che dice io ti ammazzo, okay? Può anche essere quello, però quello che fa scaturire una minaccia aggravata è lo stato di turbamento che provoca nelle persone, no? Quindi anche in realtà il fatto di non sempre corrisponde una minaccia aggravata a una cosa detta, no? Può anche essere circostanze di tipo diverso, il fatto comunque di sentirsi seguito, vanno tutte comunque vanno a confluire nella stato di turbamento, quindi nella minaccia aggravata. In questo caso è un reato perseguibile d'ufficio, mentre se la minaccia è semplice è una minaccia, è un reato perseguibile a querela. Gli atti persecutori e l'indebito utilizzo di carte di credito. Questo è un reato abbastanza recente, facciamo riferimento magari a quegli addebiti anomali che si hanno sulle carte che di solito utilizziamo in internet per effettuare i pagamenti, e abbiamo riscontrato che ce ne sono diversi di questi tipi di reato, ed è molto importante denunciarli, uno naturalmente perché comunque viene richiesto dalla banca per fornire la successiva carta, no? Ma c'è anche da dire che molte banche, adesso io direi praticamente la quasi totalità, in questo caso possono anche risarcire, no, le somme che sono state indebitamente addebitate sulla carta. Cosa diversa invece se, ad esempio, abbiamo dei furti del bancomat in cui invece c'è un PIN, in questi casi la banca non risarcisce la parte offesa perché essendoci il PIN si presuppone che se vi è un addebito probabilmente il PIN era o nella borsetta o comunque a portata del reo, ecco. Invece in questo caso in cui non si può fare assolutamente nulla perché avviene tramite internet senza codici, senza PIN, senza niente, molte banche riescono comunque a dare seguito a questo tipo di attività.
I reati perseguibili invece, i reati perseguibili a querela, come ho detto, sono la minaccia, la diffamazione, il danneggiamento aggravato. Il danneggiamento semplice non è più reato, tengo a sottolineare. Il danneggiamento aggravato, ad esempio un danneggiamento di un'autovettura in un'area privata, non è reato. Il danneggiamento aggravato si intende, ad esempio, quando il danneggiamento, quindi la presuppone la volontarietà, no, del danneggiamento, perché come vedremo nella slide successiva, il danneggiamento derivante da un incidente stradale non è un reato, è un incidente stradale, nel senso che c'è una si agisce per colpa, non per dolo. Invece nel danneggiamento è previsto che ci sia il dolo, quindi la volontà di danneggiare il veicolo o comunque qualsiasi altra cosa. E sempre perseguibili a querela sono le percosse, cioè tutto quello, magari aggressioni, che però non hanno una prognosi, lo schiaffeggiamento oppure anche solo il percuotere scuotendo la persona, molto banalmente. Questo è comunque un reato, è perseguibile a querela e quindi si può attivare in questo caso l'azione penale. E poi le truffe. Le truffe, poi abbiamo visto che ci sono, anche il Comune si è speso molto per questo tipo di reato, anche recentemente uscirà a breve una nota stampa in cui comunque, tramite sempre il controllo di vicinato, poi magari potrà fornire ulteriori delucidazioni Franco Busi, comunque era stato segnalato un truffatore, e il fatto comunque di averlo segnalato ci ha aiutato praticamente a seguito di segnalazioni a reperirlo in pochi minuti. La persona è stata querelata, quindi denunciata per truffa, e tra l'altro la somma che era stata data probabilmente a seguito della truffa al reo è stata recuperata e restituita alla persona offesa. Però alla base di tutto c'era la querela, perché essendo un reato perseguibile la querela, se non ci fosse stata la querela avremmo finito lì, avremmo raccolto un sacco di informazioni, avremmo preso sommare informazioni delle persone, ma non si sarebbe proceduto, no? Quindi è importante, soprattutto nei casi di truffa, che l'autorità, la posizione giudiziaria, l'autorità giudiziaria vengano informate, anche per poi avere gli eventuali risarcimenti del caso quando possibile. Cosa non è reato? L'ingiuria. Come dicevo prima, l'ingiuria è stata depenalizzata, ok? Quindi ci viene chiesto spesso, no? Queste, diciamo, quando volano le parole grosse tra le persone, no? Magari si presentano dicendo io vorrei fare denuncia contro questa persona, ma in realtà non è reato, è fa parte di una procedura civile. Quindi non abbiamo più questo. I danni causati da sinistri stradali, no? Come dicevo prima, manca il dolo, cioè magari l'azione colposa. Le lesioni, le morte di animali da affezione causate da altro animale, no? Capita anche questo spesso, che vengano da noi dicendo il cane della vicina ha ucciso il mio cane, e non è reato in questo caso, no? L'ubriachezza molesta, il danneggiamento non aggravato, il consumo di sostanze stupefacenti è una sanzione amministrativa, ok? È l'articolo 75 del DPR 309 del 90, prevede una sanzione amministrativa con anche determinate conseguenze piuttosto rilevanti sui documenti, eccetera, ma non è un reato, quindi anche in questo caso, più che una querela, bisogna fare una segnalazione magari all'ispettore di riferimento per poter procedere alle verifiche del caso e poi contestare le eventuali sanzioni. Quindi stavamo dicendo che la prostituzione non è reato, ma lo sfruttamento e il favoreggiamento sì. Le problematiche di condominio molte volte fanno invece riferimento al diritto civile, nel senso che sono problematiche legate appunto alle dinamiche, no, tra gli individui, e non sono molte volte reato. In questo caso il consiglio che vi do è comunque fare riferimento al vostro ispettore di zona, provare a spiegare la problematica e capire quali sono le procedure giuste da attivare, no? Aspetta perché... Ok. Le conseguenze dell'azione penale. Cosa succede? Quando la nostra querela viene presentata alla polizia giudiziaria, viene lavorata, no? Quindi se ci sono delle attività, indagini da fare, vengono eseguite, ok? Perché naturalmente non basta in molti casi solo la querela. Se comunque viene, è necessaria anche una ricostruzione oggettiva del fatto, no? Perché
quella che sentiamo molte volte noi è una campana, no? Quindi bisogna cercare comunque di trovare degli elementi oggettivi, ricostruire il fatto, ricostruire il reato, dopodiché noi notiziamo l'autorità giudiziaria mediante un'informativa di reato, okay? Quindi noi spieghiamo al magistrato cosa è stato presentato, cosa noi abbiamo fatto e cosa era possibile fare, perché in alcuni casi non è sempre possibile ricostruire oggettivamente il fatto. Noi comunque abbiamo l'obbligo, ogni qualvolta noi veniamo a conoscenza di un reato e si attiva l'azione penale, noi abbiamo l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria. Quindi è il giudice, il PM, che letti i nostri atti deciderà il da farsi, ovvero se andare in giudizio, quindi proseguire l'azione penale, o se valuta ad esempio invece che i documenti, la documentazione, l'attività di indagine non abbia portato a una ricostruzione oggettiva del reato, può anche chiedere l'archiviazione, oppure perché magari non valuta che il reato che abbiamo ipotizzato sia quello corretto, per dire, no? Nel senso che fa una valutazione nell'insieme dell'attività eseguita dalla polizia giudiziaria. Okay? C'è da dire un'altra cosa importante: al querelante è riconosciuta la possibilità di rimettere la querela in ogni tempo, no? Fin tanto che non c'è una sentenza irrevocabile. Quindi noi possiamo proporre la querela, ma al contempo possiamo rimetterla durante ogni fase del processo. E questa è una cosa molto importante, perché magari può essere fatto un accordo con il reo, possono essere fatte tante cose. Questa è una cosa da sapere. La successiva slide. Riusciamo a andare? Ok. La persona offesa. La persona offesa, no, è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la persona che è stata danneggiata, no, ed è tutelata dalla norma. Cosa diversa dai danneggiati? Facciamo l'esempio dell'omicidio. Nell'omicidio la persona offesa è il defunto, cioè nel senso la persona che è stata uccisa. Ma però in questo reato ci sono anche dei danneggiati, che possono essere i parenti. E ogni volta che comunque ci sono la persona offesa e i danneggiati, subiscono un danno dal reato, possono costituirsi parte civile e dalla diapositiva successiva. Ad esempio nel reato di truffa, in questo caso la persona offesa molte volte è la stessa che è stata danneggiata, naturalmente, però durante il processo ci si può costituire parte civile per il risarcimento del danno subito. E questa è un'altra cosa che, insomma, è importante da sapere. Quindi non c'è solo l'aspetto della punizione, ma c'è anche l'aspetto del comunque deve avere un risarcimento rispetto al danno che uno ha subito. Andiamo avanti con le diapositive. Come abbiamo detto prima, insomma, il diritto civile regola i rapporti dei giudici tra privati, quindi famiglie, successioni, proprietà, eccetera, eccetera. Il diritto penale invece è quel complesso delle norme che descrivono i reati, quindi a volte il limite è sottile, però esiste questa, in questo caso quando vi sono dubbi, come ho detto prima, vi prego di dialogare con l'ispettore di riferimento per poi eseguire l'azione corretta. Andiamo avanti. Ecco, una domanda che ci fanno spesso: una volta che è stata attivata l'azione penale, quindi magari faccio querela oppure il reato d'ufficio, posso essere chiamato in tribunale? Sì, oggettivamente sì, nel senso che viene valutato dal PM, dal giudice, se comunque sentire la persona o meno. E la persona offesa comunque può partecipare naturalmente al processo e viene anche, diciamo, l'autorità giudiziaria ha alcuni obblighi anche verso la persona offesa, ad esempio se c'è l'archiviazione del reo, in alcuni casi deve comunque informare la persona offesa che può fare comunque ricorso. Quindi, insomma, questo è. Molti hanno paura, no? Dicendo: ma se vado in tribunale non succede nulla. Cioè, su questo vi rassicuro, noi ci andiamo molto spesso e l'importante, naturalmente, vi arriverà a casa un decreto di citazione in cui c'è scritto l'orario, il giorno e il giudice dove dovete presentarvi.
Naturalmente, se ci dovessero essere problemi legati alla vostra presenza, dovete comunicarlo per tempo, perché in caso di assenza non giustificata potrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria e quindi va comunque documentato con anticipo il fatto di non poter presenziare, con anticipo nel senso quando possibile naturalmente. E naturalmente quando sarà davanti a un giudice, il PM, l'avvocato, eccetera, vi faranno domande sui fatti a cui attiene la denuncia, la querela, comunque la vostra testimonianza. Ed è una cosa, capisco che magari emotivamente un po', perché non è che capita tutti i giorni, però vi assicuro che non è nulla di particolare. Andiamo avanti. Proviamo a fare un po' di pratica, no? Adesso vi ho accennato questa parte un po' più teorica, almeno per capire un po' il contesto di come funziona un pochino la macchina. Proviamo invece a fare una cosa un po' più pratica. Ad esempio, ho appena subito un reato, cosa devo fare? Innanzitutto, se ci sono persone ferite, naturalmente bisogna contattare immediatamente il 118 e prestare soccorso, no? Perché la prima cosa da fare è questa. Poi stiamo parlando sempre genericamente, ci sono tanti reati, tante tipologie, e quindi questa, diciamo, dovrebbe racchiudere un po' comunque quello che c'è da fare in questi casi. Contattare le forze di polizia, al numero unico europeo per l'emergenza, che è 112, e fornire le indicazioni richieste, perché comunque la polizia, i carabinieri, noi, quando voi ci chiamate, vi facciamo delle domande, e capisco che magari nell'immediatezza possono essere anche, non lo so, considerate fastidiose, ma in realtà ci servono a noi per capire come arrivare, se è un'emergenza o non un'emergenza, cosa è successo, no? Tante cose, è come quando fate il 118, quando fate il 118 non vi chiedono solo volete un'ambulanza, no, vi chiedono anche determinate altre cose. Questo serve tutto per stilare una sorta di priorità di intervento e magari anche decidere nel nostro caso quante macchine mandare una macchina per una rissa tra due persone è diverso tra una rissa con 50 persone in una determinata zona. È logico che va specificato, no? E quindi noi dobbiamo capire come operare nel modo più veloce possibile. Lasciare inalterate eventuali tracce o cose del reato, no? Quindi non spostate se c'è stato un furto, se c'è stato un qualcosa comunque legato a determinate impronte o che siano magari anche dei danneggiamenti, non spostate le cose prima del nostro arrivo, perché per noi quelle sono prove di fatto. E quindi è molto importante anche sapere questo. E se qualche testimone dell'evento si dovesse allontanare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, chiedono un numero di utenza telefonica. Perché? Perché magari noi ci mettiamo 5 minuti, 10 minuti ad arrivare o anche di più, dipende dal tipo di intervento. E non tutte le persone, magari qualcuno che ha visto tutto ha un impegno di lavoro. Ah, ok. Allora mi trasferisco nell'altro computer che si dovrebbe forse sentire e vedere meglio. Quindi stavamo dicendo dei testimoni, perché è molto importante per noi, perché magari persone che hanno visto tutto l'evento per vari motivi si devono allontanare, anche semplicemente appunto per motivi personali. E è logico che se noi non riusciamo ad arrivare in tempo, quello dopo è un testimone che abbiamo perso. Quindi quando possibile, naturalmente se la persona vi dice no, io ho il telefono, non è che voi avete qualche modo per bloccare questa azione. Però quando è possibile, dice guarda signore, aspetta un attimo, mi dà il numero di telefono così la faccio contattare. Molte volte devo dire che questa disponibilità c'è, e per noi è una mano dal cielo, che avere dei testimoni di un fatto delittuoso è per noi sempre importante per ricostruire l'evento. Prima della denuncia e della querela, verificare anche tramite l'ispettore di polizia locale di zona se quello occorso è reato. Come vi ho detto, ad esempio per molte volte le lite tra vicini, in generale, se avete il dubbio, comunque verificate tramite l'ispettore di zona che dovreste conoscere. La denuncia, la querela, può essere formalizzata presso qualsiasi ufficiale di polizia, no? Quindi carabinieri, polizia locale, eccetera. Per quanto riguarda la polizia locale, abbiamo due punti di ricezione delle querele e delle denunce. Abbiamo il nostro ufficio di polizia giudiziaria in via Galilei 165, dove c'è il comando. Mettiamo l'altra slide, per cortesia. E a causa dell'epidemia
abbiamo istituito diciamo gli appuntamenti per fare denuncia. Poi in realtà abbiamo verificato che è un servizio molto importante per tanti fattori. E uno, perché comunque quando si fa denuncia, molte volte è la prima volta, quindi non si sa bene cosa, che documentazione si deve portare, ma soprattutto la documentazione varia in base al tipo di reato. Quindi abbiamo visto che con un contatto preventivo telefonico riusciamo a dirvi con esattezza cosa portare, senza correre il rischio della sgradevole cosa di dover tornare una volta a formalizzare con tutta la documentazione richiesta, no? Quindi questo numero che vedete, 059-203-3727, serve per prendere appuntamento, ma serve anche per avere un contatto, un primo contatto anche con la polizia giudiziaria, che vi dice, vi chiederà alcune informazioni e in base a quello vi dirà cosa portare. E faccio un esempio, perché smarrimento o furto di un cellulare per noi è basilare il codice email del cellulare. Quindi non basta venire qua dicendo ho perso il mio cellulare. Se voi ci portate, ad esempio, tutta la scatola del cellulare dove abbiamo tutti i nostri codici, noi riusciamo ad inserire nella banca dati della polizia il vostro identificativo del vostro cellulare e in caso di ritrovamento sicuramente verrete ricontattati per la restituzione. Quindi non è una cosa così banale, insomma, soprattutto perché adesso i cellulari costano svariate centinaia di euro. Noi abbiamo il ricevimento tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13, e anche giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. E devo dire che il fatto di telefonare, anche in questo caso, ha aiutato, è un servizio in più in realtà per la popolazione, perché abbiamo notato che l'attesa si riduce drasticamente, perché magari se prima avevamo giornate in cui avevamo la coda e altre in cui non c'era nessuno, in questo caso noi riusciamo a programmare l'attività e sicuramente si hanno ricadute positive sulla fila, comunque sul cittadino. Inoltre, oltre a questo punto di denunce, abbiamo anche quello del centro storico, che è il posto integrato di polizia presso la stazione delle autocorriere. E in questo caso abbiamo un numero di telefono diverso per prendere appuntamento, e è il 059-203-3181 e 3180. No, va bene, era per dire che comunque le persone che vivono nella zona del centro storico, che magari appunto possono avere difficoltà di spostamento o quant'altro, in questo ufficio vengono sicuramente servite con la giusta priorità, e quindi di fare affidamento agli operatori del pronto intervento, del posto integrato di polizia, ecco. Quindi questo è un secondo punto dove si può effettuare le denunce. Naturalmente, se non ci sono urgenze, i numeri da contattare sono quelli. Naturalmente le urgenze valgono anche per noi, se si può si contatta per un appuntamento, se invece è un caso di estrema urgenza si viene da noi e sicuramente, come succede al pronto soccorso, l'urgenza passa davanti comunque a cose più banali, no? E andiamo avanti. Sì, volevo solo segnalare che Rossella Brunetti, perché non so se vedete la chat, insomma, proponeva almeno un orario serale, almeno un giorno con un orario serale in chat. Diventa un po' complicato, però magari si può pensare durante il turno serale, naturalmente vengono gestite le urgenze solitamente, quindi tutto ciò che è comunque programmabile. Poi, ripeto, col fatto che noi comunque ci riusciamo a contattare telefonicamente, cerchiamo anche di andare incontro alle persone. Non è che questi orari sono così rigidi. Ecco, se uno, ad esempio, mi dice, guarda, io riesco a venire solamente alle 6:30 e prima non riesco, oppure venire un pomeriggio che non è previsto diciamo, al pubblico, noi ispettori di solito comunque insomma, cerchiamo di agevolare comunque... diciamo la cittadinanza, insomma, poi è logico che dipende anche, insomma, da che cosa uno deve fare, però in linea di massima cerchiamo sempre di andare incontro un po' a tutti. Ok, il giorno della querela cosa bisogna fare? Portarsi naturalmente un documento d'identità, ok? E naturalmente se, ad esempio, come succede, è stata rubata la borsetta e non c'è neanche un documento in possesso della persona, e il documento non ce l'ha, no?
Quindi in questo caso bisogna venire con una persona in possesso di documento che faccia il riconoscimento della persona offesa. Quindi è già importante saperlo, se voi ve lo diciamo comunque quando siete telefonate, però è importante da sapere. Se manca il documento bisogna che comunque venga con una persona, accompagnata da una persona con un documento. Portare tutta la documentazione richiesta, che come abbiamo detto può essere la più varia, no? Quindi per il telefono è una cosa, per magari se uno invece è stato rubato la carta di credito, dovrete portare la carta di credito, il numero, il blocco, e il conto corrente sul quale preleva. Insomma, tutte queste cose che però vi forniamo noi telefonicamente queste informazioni. Poi cosa dovete dirci? Ci dovete descrivere quanto è accaduto, fornire anche nella denuncia, nelle sommarie informazioni, le persone che possono aver visto, comunque essere dei testimoni del fatto, e poi descrivere anche situazioni anomale, sospette, qualsiasi evento collegato, sia pregresso che successivo, no? Perché molte volte non è che il fatto delittuoso finisce lì, magari dopo appunto ci sono delle attività che vengono eseguite dopo, comunque delle circostanze che sono importanti a volte, no? Per fare capire bene cosa è successo o comunque la portata del reato. Nota bene, non è possibile effettuare denunce online, al momento non c'è questa possibilità, ma perché tra l'altro noi che le facciamo abbiamo anche riscontrato che non è particolarmente neanche utile, perché come vi dicevo è molto importante che ci sia un'interazione tra di noi, quindi una compilazione anche online senza sapere bene cosa scrivere diventa comunque forse più una perdita di tempo che un vantaggio, nel senso che davvero se ci sentiamo, ci colleghiamo e veniamo agli orari indicati, ci mettiamo veramente poco tempo, ecco, a fornirvi questa prestazione. La denuncia online comunque da noi non è attiva. Ecco, un'altra domanda che ci fanno sempre, o che comunque magari invece non si fanno, cioè nel senso che ogni qualvolta c'è un reato, bisogna procedere legalmente, no? Contro questo reato. Non esiste non esiste che si possa fare un esercizio arbitrario delle proprie azioni, perché è previsto come reato, quindi si passa da essere la parte offesa a direttamente l'indagato. Quello che vi ho fatto ad esempio prima, l'esempio era quello del proprietario di casa che cambia le serrature perché l'inquilino non paga l'affitto, è un reato, nel senso che c'è violenza sulle cose, va a cambiare, quindi va a modificare la porta, va con la violenza, nel senso che comunque danneggia o comunque sostituisce la serratura, e quindi è una cosa che non si può fare. Naturalmente esiste un iter legale e quello bisogna seguire. Come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Questo lo dice la persona, quindi non è possibile, diciamo, farsi giustizia da sé, ma naturalmente se esiste e c'è un iter legale bisogna seguire quello. Quindi questo è molto importante da sapere, perché si sente spesso, no, dire anche magari come provocazione, no? Però comunque sappiate che è un reato e quindi rivolgetevi a noi e noi cercheremo naturalmente di aiutarvi nell'attività anche contro la persona e contro il reo. Altra cosa importante da dire, gli oggetti rinvenuti. Ad esempio noi abbiamo naturalmente tanti furti di biciclette, no? che ci vengono segnalati, formalizzati. Per quanto riguarda le denunce di biciclette vi chiediamo di essere il più precisi possibile, nel senso che un particolare segno di riconoscimento, un adesivo che voi conoscete, è bene inserirlo in denuncia. Perché? Perché semplicemente se trovate la bicicletta in giro per Modena e voi con la denuncia in mano mi dite quella è la mia bicicletta, io controllando la vostra denuncia vedo che è proprio quella la bicicletta, quindi non è una descrizione generica di bici da donna nera, ecco. Se ci sono determinate caratteristiche, io riscontro che queste caratteristiche su quella bicicletta ci sono, noi possiamo addirittura tagliare il lucchetto e restituirvela. Quindi però questo alla base deve essere una descrizione veramente accurata in sede di denuncia della bicicletta. Tra l'altro gli oggetti rinvenuti appunto raccolgono queste biciclette che noi troviamo magari abbandonate in giro per la città e quindi muniti di denuncia potete prendere appuntamento e verificare che magari la vostra bicicletta non sia tra quelle che abbiamo rinvenuto nella città. Quindi è un servizio molto importante e anche in questo caso vi invitiamo naturalmente a fare querela, perché senza di questa, anche se vedete in giro la vostra bicicletta, noi non possiamo fare nulla, ma veramente nulla.
e quindi insomma tenetene conto e denunciate, perché comunque è importante. Il fondo non da soli, nel senso, è importante denunciare anche perché comunque esiste un fondo, e penso che voi lo conosciate comunque bene, che comunque risarcisce le vittime di reato, tra l'altro con diciamo anche percentuali piuttosto elevate, addirittura del 70%, poi ci sono dei massimali naturalmente, però comunque tutto questo è nell'ottica di formalizzare le querele per avere poi anche un risarcimento del danno, che comunque, se dovesse essere anche contro ignoti, comunque il comune e il fondo vi possono aiutare ad avere quantomeno un ritorno economico del danno subito, e quindi non è per niente scontato. Quindi l'invito è naturalmente sempre quello di querelare, che è utile, come avete visto, per tanti tanti motivi. Dopodiché abbiamo visto che ci sono anche il comune ha attivato questa tematica della truffa, e quindi, come abbiamo visto anche prima, denunciare funziona, nel senso che abbiamo notato anche due giorni fa che denunciando la persona, la persona offesa è riuscita a tornare in possesso dei propri soldi, e comunque il reo dovrà adesso rispondere penalmente del fatto, ok? Quindi è sempre importante formalizzare la querela, e poi dopo appunto queste specifiche magari dei fondi che ci sono, eccetera, eccetera, vi possono essere comunque comunicate anche dagli operatori durante la formalizzazione della querela. Ok? Io avrei finito, poi se ci sono domande, noi siamo qua. Io interrompo la condivisione, cioè per dirvi appunto che qua di fianco a me c'è anche l'ispettore Enrico Guerra, che è l'altro referente che ho citato della polizia giudiziaria, così avete... Buongiorno a tutti. E altrettanto collegati con noi, anche presenti qua con noi, ci sono anche i quattro ispettori di zona, che sono le persone a cui prima si faceva anche riferimento relativamente ad una prima eventuale scrematura nell'ambito di più ampi rapporti, di quelli che possono essere segnalazioni da quelle che possono essere invece inquadrabili come vere e proprie denunce. Lascerei un po' di spazio alle domande o alle sollecitazioni, come quella di prima sull'orario serale. È già stato risposto, è evidente che ogni attività deve essere anche valutata nell'ambito delle risorse che si hanno. Un'apertura serale di un ufficio denunce, che potrebbe andare nella direzione appunto di venire incontro alle persone che magari hanno difficoltà lavorative, può essere risolta o con appuntamenti ad hoc in orari anche serali concordati. Altrettanto, in alcune ipotesi è possibile anche raccogliere una denuncia in altri luoghi, nel senso che ci sono contesti in cui appunto andiamo direttamente sul posto a raccogliere le denunce. Sono tutte cose di cui si può parlare prendendo appunto appuntamento. Questa è una modalità che abbiamo visto essere molto utile ed efficace. Parimenti, è possibile anche presentarla dietro delega, nel senso che problemi impegni di orario può essere presentata da persona diversa dal denunciante, munito di una delega in carta semplice e copia del documento, e copia del proprio documento. Giusto per fare esempio, visto che siamo di fianco alla motorizzazione, capitano spessissimo smarrimenti di carte di circolazione per veicoli che devono essere trasferiti in proprietà o meno, non è necessario che venga l'intestatario. Tante volte capitato veicoli intestati a persone molto anziane, o meno viene il figlio munito di delega del padre. Questa è una cosa fattibile e ovvia molti problemi di orario. Come diceva il collega, gli orari sono rigidi per quello che riguarda l'ordinario. Per le emergenze, tutte le forze di polizia, noi compresi, andiamo fuori da questi orari. Chiaro, se uno mi denuncia un fatto particolarmente grave, è abbastanza ovvio che qualunque sia l'ufficiale in turno prende la querela, indipendentemente dall'orario. Una rapina, ipotesi, non può essere presa in orario ufficio, va presa nell'immediatezza del fatto.
persona che viene dietro violenza subisce la sottrazione della borsetta, ipotesi uno scippo o meno, è chiaro che sai che se vede l'11 di sera viene preso nell'immediatezza. Io ho recuperato le ultime slide che volevo mostrare, perché c'è direi il Deprian che è stato realizzato dall'Ufficio per la Sicurezza. Adesso dovreste vedere il Deprian che è stato realizzato. Sì, ora si vede. Di cui parlava il dottor Busi prima, e anche quest'altro materiale informativo, Campagna per la Sicurezza delle Persone Anziane, che trovate distribuiti e direi scaricabili anche dal sito dell'Ufficio per la Sicurezza. Quindi potete cercare, qua ci sono tutte le informazioni utili per questi due ambiti. Ecco. Dunque, io non vedo le chat, quindi non ho visto apparire delle cose, ma non so se ci sono altre domande. Allora, sto guardando, c'è una segnalazione perché appunto relativa ai commercianti che appunto non possono venire negli orari, però direi che la risposta appunto è stata data, nel senso che contattando telefonicamente poi si riesce a fissare un momento in cui incontrare il personale, quindi. Ah, dicono molti non sanno che si può prendere appuntamento. Questa è una questione relativa alla comunicazione che già con i Deprian che abbiamo visto prima si sta cercando di risolvere, anche con questi incontri si sta cercando proprio di risolvere anche la parte comunicativa e informativa. Posso fare una domanda? Sì. Ho visto che era comparso più voci la richiesta di avere eventualmente le slide che sono state proiettate oggi, se era possibile averle. E poi dopo chiedevo se come si riconosce materialmente un agente che svolge le mansioni di polizia giudiziaria rispetto a un agente che qualcosa nella divisa che lo distingue dagli altri, oppure. E poi dopo chiedevo di quante persone è composto il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Modena. Tutti gli agenti della polizia locale hanno funzioni di polizia giudiziaria, quindi la divisa è la stessa per tutti perché le funzioni sono comuni a ruolo. Altra cosa, il nucleo di polizia giudiziaria è composto da 6 operatori, 2 ispettori e 4 agenti che ovviamente ruotiamo su turni. Quindi, bene o male, comunque i turni sono sempre presidiati, sicuramente quelli per l'ufficio per il pubblico, ma anche fuori dagli orari di apertura al pubblico. Sì, questo vale anche per tutte le forze di polizia. La differenza è quella, la qualifica tra, che può essere interessante, tra ufficiale di polizia giudiziaria che può firmare le denunce, perché come abbiamo detto la denuncia è raccolta e viene fornita una copia. Allora, chi come me, il collega, è un ufficiale di polizia giudiziaria, quindi alle stelle, è anche un ufficiale, quindi può firmare la denuncia. La gente che è quello, per esempio, che ha senza gradi qua, non è un assunto, può sicuramente raccogliere una segnalazione, ma la denuncia deve essere formalizzata dall'ufficiale. Per questo che, anche per cercare di spiegare alcune magari comprensioni, sulla strada la pattuglia che fa servizio a piedato, che magari è composta da 2 non ufficiali, anche volendo non potrebbe formalizzare la raccolta di una denuncia o un atto scritto. La necessità di un momento in ufficio, comunque in un altro contesto, poi è proprio data dalla qualifica che per noi della polizia locale, per esempio, dipende dall'essere ufficiale o meno di polizia giudiziaria. Sì, le slide ovviamente non c'è nessun problema, possono essere condivise senza nessun problema. Allora, se ho il permesso, io le trasformo in PDF e le mando con il link al questionario. Le mando per mail a tutti gli intervenuti.
Sì, poi mi diceva la collega Beltrami che verranno comunque pubblicate anche sul sito. Ah, quindi non c'è problema. Va bene, grazie. Altre domande? Rossella Brunetti, ho visto che se vuole intervenire. Sì, buongiorno. Chiedo scusa, ho la mascherina perché siamo insieme. Sì. Le due coordinatrici di vicinato stiamo seguendo assieme il webinar. Allora, ho due o tre domande. La prima avete usato la parola denuncia e la parola querela. Sono sinonimi da un punto di vista legale? Questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda i reati d'ufficio. Voi avete detto che è sufficiente la denuncia presentata da chiunque. È sufficiente o necessaria? Da quanto ho capito, i reati d'ufficio procedono automaticamente, anche in assenza di una esplicita querela, però da quanto ho sentito sembrerebbe di no. Questa parola sufficiente non ho capito bene il significato. Poi ho una curiosità relativa alle lesioni provocate da un animale d'affezione a un altro animale d'affezione. Allora, nel caso in cui ci sia un danneggiamento di un essere umano invece che di un animale, immagino che sia reato. E allora mi chiedo qual è la ratio secondo la quale se un cane aggredisce un altro cane provocando lesioni, giudicato non reato, mentre immagino lo sia se questo cane aggredisce per esempio un bambino, e in questo caso ho sempre sentito parlare, ho letto sui giornali, di omessa custodia di animale pericoloso. Quindi era una curiosità che avevo. Poi l'altra curiosità, che è molto di tipo molto pratico e che ci viene molto spesso dai nostri membri di gruppo di vicinato, riguarda i tempi giudiziari della valutazione di queste querele e anche le eventuali spese, cioè i processi costano chiaramente alla collettività, e quindi chi querela spesso teme tempi lunghissimi per la valutazione giudiziaria del reato, e anche teme la possibilità di incorrere in spese nel caso in cui, per esempio, il procedimento venga archiviato. E allora ci chiedono se chi querela può andare incontro a delle spese eventualmente nel caso in cui il reato denunciato non venga poi effettivamente riconosciuto. Grazie mille. Allora, proviamo ad andare in ordine. Abbiamo usato il termine denuncia e querela. Allora, la querela rappresenta di fatto la richiesta della persona offesa che venga instaurata l'azione penale. Noi utilizziamo il termine querela su tutti quei fatti che vengono denunciati che costituiscono reato. Utilizziamo il termine denuncia invece quando viene data comunicazione di un qualcosa che non costituisce reato. Tipicamente la denuncia di smarrimento non è un fatto che costituisca reato. Ho perso il cellulare, ho perso il portafoglio, non sto denunciando reato, sto denunciando il fatto che ho perso un qualcosa per cui mi serve un'attestazione ufficiale per poterlo rifare. Il termine denuncia e querela li utilizziamo in questi due frangenti. Poi, tornando ai reati d'ufficio, i reati perseguibili d'ufficio, la polizia giudiziaria acquisisce la notizia del fatto reato che è avvenuto. Il collega ha chiaramente indicato che non è necessario che la notizia venga acquisita da parte della vittima del reato. Può essere acquisita anche da terzi, cioè noi dobbiamo avere contezza di quello che è accaduto, ed essendo un reato per cui lo Stato ha già una pretesa punitiva prevista dalla legge, noi nel momento in cui accertiamo che è avvenuto abbiamo già la possibilità di procedere senza bisogno di ulteriori atti. Poi chiaramente nel corso dell'istruttoria faremo tutto quello che serve per identificare chi è l'autore del reato, chi è la vittima, quantificare il danno, che è un'altra
sulla quantificazione del danno, apro una piccola parentesi. Quando venite, verrete convocati in ufficio per o prendete appuntamento per proporre una querela, molto spesso quello che viene richiesto è anche la quantificazione del danno subito. Per esempio, una truffa sulla carta di credito, vi verrà chiesto quanto la banca vi ha stimato sia stato sborsato. Il furto di una bicicletta, almeno un'indicazione sul valore della bicicletta, cioè la quantificazione del danno subito fa parte comunque integrante della denuncia. Poi, terza domanda riguardava gli animali. Allora, bisogna distinguere le due casistiche. Cioè, l'animale che commette un danno nei confronti di un altro animale è una violazione amministrativa a carico del conduttore dell'animale, l'ho messo a custodia o comunque il malgoverno dell'animale, è una violazione amministrativa. E diventa una causa di risarcimento civile il danno che subisce l'animale che ha nella discussione ha avuto lesioni o è morto, come è capitato. Siamo intervenuti l'altro giorno su due cagnetti che sono entrati in un pollaio facendo una strage. E chiaramente questo è, a parte la violazione amministrativa a carico del proprietario dei cani, si svolgerà poi con un risarcimento danni sul valore degli animali uccisi. Diverso invece è il caso in cui un animale ferisce una persona. È un reato, è previsto dal 590, cioè sono lesioni colpose, nel senso che non c'è volontarietà nel detentore dell'animale di causare danni a terzi, ma è accaduto per imperizia, imprudenza, inosservanza delle norme, per tutta una serie di comportamenti che non hanno consentito di tenere questo animale in modo che non causasse danni a terzi. Molto spesso cosa succede? I due animali litigano e un proprietario infila la mano per dividere i due cani e viene morso. Questo è come se è procedibile anche questa querela di parte ed è un reato previsto dal codice. Molto spesso, siccome sono reati di competenza del giudice di pace, si risolve con un risarcimento e una remissione di querela. E questo per dirvi, per introdurre l'ultima domanda, quella che riguardava i tempi e le spese. Allora, sui tempi processuali poco possiamo farci, nel senso che non dipendono da noi, ma dipendono dal carico di lavoro della procura e dalla calendarizzazione che hanno sui vari procedimenti. Per quanto riguarda le spese, è chiaro che se la cosa si conclude privatamente con una remissione di querela, le spese vengono già, tra virgolette, incluse nel risarcimento del danno. Quindi grosse spese molto spesso non si hanno. Diverso è se la procedura arriva fino a un dibattimento, quindi fino a un'udienza in tribunale. In questo caso il giudice in sede di sentenza inserisce una dicitura sulle spese, cioè le spese possono essere attribuite in toto alla parte soccombente. Può invece attribuire le spese, quando la dicitura spese compensate, nel senso che ogni parte si pagherà le sue spese, quindi pagherà il suo legale e quant'altro agli atti di procedimento. Sull'archiviazione io obiettivamente non ho mai visto applicare spese, nel senso che i procedimenti che non giungono a sentenza, quindi nascono e muoiono con una trasmissione della notizia di reato alla procura e da lì ne nasce un'archiviazione del procedimento, normalmente non comportano spese. Succede anche che chi
propone una querela per un reato che poi alla fine non viene riconosciuto dalla procura come tale, viene archiviato. Normalmente la proposta direttamente non ha fatto uso legale, quindi di fatto non ha nessuna spesa, non ha avuto nessuna spesa in materia. Le spese processuali, ma spese anche che riguardano, perché comunque quelle le dobbiamo quantomeno anticipare, noi se ci rivolgiamo a un legale, chiaramente il legale ha la sua parcella e sono inizialmente a carico di chi ci si rivolge. Poi l'esito processuale può prevedere una ripartizione di spese diversa. C'è una domanda da parte di Paolo Pezzetti, gliela leggo. Chi non paga da mesi, anni l'affitto, si può querelare per danni economici o si va solo con procedura di sfratto con legale? Allora, i danni vengono quantificati in sede processuale, nel senso che la procedura di sfratto con legale inizia con legale, ma termina con un'udienza del giudice civile. Il giudice civile può anche riconoscere un danno economico al querelante. E quindi sì, può richiedere nel contempo, ma non solo danni derivati dal mancato introito d'affitto, per esempio, ipotesi è capitato molto spesso, danni dovuti anche al danneggiamento interno dell'immobile. E queste però vengono sancite dal giudice in sede di udienza, dove viene convalidato lo sfratto e riconosciuto l'eventuale danno civile. Al momento io ecco i ringraziamenti sia della dottoressa Brunetti che di Paolo Pezzetti per le risposte. Al momento non ho altre domande. Perfetto, quindi io cederei la parola alla collega Beltrami per il seguito. Vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione. Grazie a lei. Eccoci, allora nel frattempo, poi se vi viene in mente qualcosa siamo qua. Io ringrazio tutti per la partecipazione, è un tema che mi sembra possa avere trovato interesse e vi aggiungo solo qualche dato perché nel preparare questo incontro abbiamo rilevato qualche numero. Nel 2018 abbiamo raccolto 1.327 fra denunce e querele, nel 2019 1.199, nel 2020, ma lo sappiamo e tutti, è un anno molto particolare, che speriamo non, questa situazione non si protragga per tutto il 2021, però abbiamo avuto un abbattimento di 875 denunce che fanno pensare che certamente un certo presenza di tutti noi più nelle nostre abitazioni abbia anche portato e una minore mobilità ad una diminuzione dei casi in cui un illecito penale è stato segnalato. E se però possono essere diminuiti alcuni illeciti, credo che la finalità di questi corsi sia questa, l'attenzione debba restare alta su quello che può capitare proprio in ragione dell'isolamento nelle abitazioni e quindi questi tentativi di truffa. Di avvicinare persone magari che si reputa essere più sole o isolate, sia online ma anche nelle abitazioni o suonando i citofoni. Quindi vogliamo essere presenti anche in questa prospettiva, nel senso che bisogna aiutarci a vicenda conoscendo anche la normativa e anche facendo, perché quello che abbiamo riscontrato ovviamente è che ci sia delle volte una certa riservatezza nel parlare di alcune cose, magari perché si presume anche una propria colpa nell'essere caduti in alcuni tentativi di questo dobbiamo aiutarci tutti a non pensarlo, perché non è la vittima che ha sbagliato, è qualcun altro che ha fatto un'azione delittuosa e quindi vanno superati anche certi
resistenze, no, a parlare di alcune cose, perché si ipotizza che ci sia stata una propria condotta che abbia collaborato all'illecito. È il truffatore colpevole e dobbiamo cercare appunto di aiutarci anche in questo momento in cui le distanze magari che dobbiamo mantenere per forza non aiutano, però a non sentirci soli e a denunciare, a segnalare ogni attività strana, una citofonata, eccetera. Quindi in questo vi chiediamo collaborazione, anche dando queste informazioni. E mi dicono che ci sono state due domande in chat sul codice rosso, ma Walter mi confermi? Allora, ve le leggo. Gianfranco Benedetti, un giudice civile mi ha dato ragione in una causa, ma la controparte era fallita e sparita, quindi ho dovuto pagare l'avvocato comunque. Sono scuse di, nel senso che in un'ottica in cui tutto andasse bene, quando uno vince il procedimento e aveva ragione, la giudice può anche attivare una compensazione di spesa a prescindere, però diciamo che normalmente c'è una condanna a risarcimento delle spese processuali. Quello che tu hai citato è uno dei casi che purtroppo può succedere, dopo uno può fare un atto di diffida ovviamente ad ottenere risarcimento. È chiaro che i fallimenti come le irreperibilità di persone fisiche non aiutano da questo punto di vista. Le denunce si possono presentare anche senza avvocato, cioè la parte offesa non ha necessità di presentare la denuncia. Poi per costituirsi parte civile c'è anche questo aspetto. Sì. Ecco, l'altra domanda era di Daniele Carnevali. Se rimane tempo, chiedo se è possibile di spendere due parole per il codice rosso. Allora, il codice rosso è un argomento un po' impegnativo, sì, non ha tanto senso, cioè non ha tanto senso, nel senso che va un po' fuori da questo contesto e meriterebbe anche per l'attualità e per l'importanza che ha un trattamento a parte, quindi se c'è un interesse su questo tipo di reati e si va anche, magari c'è la possibilità di parlare anche dell'ammonimento, di tematiche tipo lo stalking, eccetera, io Walter farei più un incontro a parte, perché davvero è un argomento ampio e oltre all'invito a denunciare e evidenziare che ci sono ovviamente centri sul territorio di assistenza alle parti possono trovare in difficoltà, numeri verdi da attivare, eccetera, soprattutto in questo momento in cui la convivenza in casa può essere lunga e può rendere più evidenti alcune difficoltà di convivenza, è un tema ampio, nel senso che va molto oltre quello che sono i contenuti di questo incontro. Se c'è interesse, siamo assolutamente disponibili a fare un momento a parte. Piuttosto, ecco, passo la parola ai colleghi per la remissione della querela, perché sicuramente quella è più attinente, però dimmi anche tu, il codice rosso veramente un mondo... No, ma condivido, anzi, all'inizio abbiamo proprio detto di segnalare altri temi per prevedere altri incontri specifici all'interno di questo progetto, che ripeto, è un progetto che va avanti tutto l'anno. Maurizio Polelli, appunto... chiedeva per la remissione di querela, se ha un costo. No, la remissione di querela non ha nessun costo, nel senso che viene presentata normalmente dove sia presentata la stessa querela, ma in realtà può essere presentato ovunque, presso qualsiasi forza di polizia. Certo che per comodità di procedimento è sempre preferibile rivolgersi alla forza di polizia dove si era presentata la prima querela. Da sottolineare però che la remissione di querela deve essere accettata dal querelato. Quindi, come diceva il collega, è assolutamente fondamentale in sede di, quando si rivolgete da noi, quando prendete appuntamento, segnalare che è una remissione di querela in modo che, se è possibile, venire direttamente col querelato.
in modo che si fanno contestualmente entrambi gli atti e si conclude di fatto il procedimento. Intanto che vediamo se ci sono altre domande. Sì. Noi... Era la domanda che le stavo per fare. Intanto so che molti dei partecipanti sono del volontari del gruppo di vicinato. Recentemente ho seguito un corso del comune sulla privacy e c'è stata proprio una domanda abbastanza in linea, perché una persona chiedeva se, visto che bisogna chiedere l'autorizzazione per fotografare, riprendere una persona, se era possibile e se gli organi di polizia potevano utilizzare riprese fatte col telefonino di persone che stavano commettendo un reato. E l'avvocato che gestiva, insomma, l'esperta, ha detto che era una cosa fattibile, che potevano essere utilizzate. Guardi, posso spingermi anche un pelo oltre. In realtà, in presenza di un reato, io posso utilizzare anche immagini, filmati, riprese in modo assolutamente illegittimo. E faccio un esempio molto pratico, ma perché capita spesso. Tantissime persone hanno installato sistemi di videosorveglianza presso le proprie abitazioni e molto spesso non sono stati installati nel modo corretto. Un sistema di videosorveglianza che serve per, che è molto per una prevenzione furti per la mia abitazione, può riprendere di fatto solo la mia area privata. Molto spesso abbiamo constatato che i sistemi non solo riprendono la pubblica via, ma riprendono addirittura aree di incrocio, cose che se non sarebbero addirittura sanzionabili. Bene, immagini di questo tipo in presenza di reato possono essere acquisite, legittimamente utilizzate, peraltro senza nessuna conseguenza su chi le ha installate o prodotte. Quindi sì, si può utilizzare qualsiasi tipo di filmato o immagine. La parte fondamentale che io devo utilizzare per perseguire un reato, non posso usarla per fini diversi. Importante. Allora, io sempre vedendo, aspettando se ci sono eventuali altre domande, altrimenti poi ci diamo appuntamento. Ecco, Mary Soris, oltre alle slide via mail è possibile avere il link per vedere la registrazione. Allora, stavo proprio per dire che al termine di questo incontro io vi manderò una mail con il link al questionario, che ripeto, per noi è importante proprio per impostare anche i prossimi incontri, le slide e i prossimi appuntamenti all'interno di questo progetto. E appena pronto anche perché io devo fare un po' di post produzione, mettere i titoli di testo, i titoli di coda, queste cose. Appena è pronta la registrazione, vi informerò anche della disponibilità della registrazione. Tanto anche Paolo Pezzetti ringrazia. Rossella Brunetti, a noi in un corso di formazione precedente è stato detto che non è lecito riprendere la pubblica via purché non si inquadrino proprietà private altrui. Chiedo scusa, è lecito. Questo è un tema che è stato trattato in un corso di formazione dei gruppi di vicinato, e questa cosa vorrei chiarirla perché è un punto non irrilevante, nel senso che proprio in relazione all'evento di cui si parlava durante la riunione di questa persona che ha commesso questa truffa in un altro luogo della città vicino al nostro gruppo di vicinato, ma che è stato identificato con fotografia
da uno dei nostri membri. La fotografia è stata presa proprio da un sistema di telecamere che puntava sull'ingresso dell'abitazione, ma ovviamente riprendeva anche parte della strada, per cui quando questo signore ha suonato al campanello, la telecamera lo ha ripreso e la fotografia è stata data poi all'ispettore di zona. Questo è un punto importante da chiarire. A noi era stato detto che la cosa illecita è se la telecamera punta verso, per esempio, il giardino del dirimpettaio o altre proprietà private, ma che se nella inquadratura c'è parte della pubblica via, questo non è considerato illecito. Ci può chiarire per cortesia questo punto? Allora, facciamo una premessa. La tecnologia è stupenda, ma delle volte complica un po' la vita. Nel senso che l'installazione deve essere fatta in modo prevalente che riguardi la mia proprietà privata. Cioè, ogni impianto di videosorveglianza, ma vale anche per impianti di videosorveglianza del Comune di Modena, sono installati per una motivazione. Ora, è chiaro che se per inquadrare il portone di casa mia devo riprendere anche una parte del marciapiede pubblico o una parte della via perché non ho altro modo di installarlo, è chiaro che questo è possibile. Attenzione però alle proprietà private altrui, ma soprattutto all'utilizzo che si fa di questi filmati. Parliamo di un reato previsto dal codice penale, che è il 615 bis, che praticamente è l'interferenza illecita nella vita delle persone private, cioè chi mediante l'utilizzo di strumenti di ripresa, in particolare mediante l'utilizzo delle riprese effettuate, pone in essere dei comportamenti che vanno a ledere le libertà individuali di un'altra persona, commette un reato. Quindi dobbiamo scindere l'aspetto tecnico, cioè l'installazione, col fatto che io difendo la mia proprietà e per farlo ho necessità di riprendere anche una parte della strada, con l'utilizzo che si fanno poi di questi filmati. Cioè, nel momento in cui io utilizzo questo filmato per un fatto reato commesso nei confronti della mia proprietà, quindi per lo scopo per cui è stato installato l'impianto, è chiaro che io posso utilizzare quel filmato. Se io utilizzo questo filmato per uno scopo diverso, adesso non vorrei fare degli esempi perché poi andiamo ad aprire un argomento che merita magari una discussione a parte. Però rimane il fatto che io posso utilizzare quell'impianto per lo scopo per cui è stato installato. E lì non commetto mai nessun tipo di reato, perché evidenzio una tutela della mia proprietà privata. Se invece il mio impianto mi va a visionare quello che sta a fare il vicino del suo vicino del suo cortile, già siamo oltre questa possibilità. Spero di essere stato chiaro senza scendere troppo nei particolari. Ma mi sembra sì, chiaro, conferma Rossella Brunetti, chiaro, grazie. Mi sono segnato il codice rosso perché ci sono alcune, vengono ripetute le richieste per un incontro, però appunto prevediamo un incontro a parte, anche perché la trattazione ha bisogno di un po' più di tempo. Sì. Direi che merita, se c'è tutto questo interesse, merita sicuramente una trattazione a parte, perché l'argomento è veramente molto ampio. Perché il codice rosso viene indicato come principio di violenza sul donna, ma in realtà prende tutta una serie di comportamenti e non prende solo le donne. Per cui merita veramente una trattazione di almeno di un paio d'ore a parte. Sì, non una domanda. No, no, ma infatti me lo sono segnato, penso che anche Antonietta De Luca se lo sia segnato, è uno degli argomenti che metteremo in calendario. Va bene. Io allora, se non ci sono altre domande, volevo ringraziare la dottoressa Beltrami e tutti i colleghi della Polizia Municipale,
Vi ricordo che oggi vi mando la mail con tutti i materiali, questionario, slide, indicazioni dei prossimi incontri, e appena pronto il filmato lo pubblicheremo, e quindi sempre sul sito dell'Ufficio per la Sicurezza e il sito di Make It Modern troverete il link per consultarlo. Rinnovo i saluti a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti.